Siamo con il dottor Vincenzo Simonetti, giovane commercialista e revisore contabile di Taranto, e parliamo di un argomento che davvero sta diventando il tormentone, ovvero la fatturazione elettronica. Tante polemiche, tante ansie, una trepidazione intorno appunto a questo nuovo strumento. Allora, cercheremo con un tecnico della materia, quale il dottor Simonetti, di capirne di più. Allora, intanto, così iniziamo questa chiacchierata, questa scoperta, questa ricerca e scoperta della fattura elettronica. Come funziona la fattura elettronica? La fattura elettronica, io inizierei raccontandola come un incubo che diventa realtà. Come funziona? Funziona attraverso un meccanismo informatico abbastanza complesso, poiché precedentemente l'imprenditore che erogava un servizio o cedeva un bene doveva compilare un modulo cartaceo. Attualmente lo stesso imprenditore, per la stessa attività, deve scegliere tra una di queste due alternative. L'alternativa gratuita fornita dall'Agenzia delle Entrate sulla sezione fatture e corrispettivi, o l'alternativa onerosa a pagamento di avvalersi di una software house. Nel primo caso, lo stesso imprenditore che nel 2018 erogava la stessa prestazione e emetteva la stessa fattura deve collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, autenticarsi, inserire manualmente i dati del cliente, inserire manualmente i dati della prestazione o del bene ceduto, inserire gli importi, autenticare il file, trasmettere il file all'Agenzia delle Entrate attraverso il sistema di interscambio, verificare che il cliente abbia ricevuto la fattura elettronica. Contestualmente, la fattura elettronica, il recepimento di direttiva europea, avrà un formato cosiddetto XML, ovvero per ogni singola fattura tre pagine scritte rigo dopo rigo, difficilmente comprensibile a chiunque, per cui lo stesso imprenditore deve anche preoccuparsi di utilizzare un software che trasformi la fattura in formato XML in un formato grafico. Successivamente utilizzare un software, anche gratuitamente fornito all'Agenzia delle Entrate, che possa conservare la fattura per 10 anni. Ecco, dottor Simonetti, io non sono un tecnico della materia, però mi rendo conto che è un sistema abbastanza farraginoso, complesso, soprattutto per chi lo deve fare da solo, no? Per chi magari non ha una particolare pratica nel settore. Dalle notizie di stampa ho appreso anche difficoltà manifestate dai commercialisti stessi, cioè sembra un sistema che in genere si va incontro, no? A sveltire, a rendere più lineari le varie realtà burocratiche, e qui invece attorcigliamo, no? Attorno a questo nuovo strumento. La mia perplessità è proprio questa. Secondo me, parliamo proprio di problemi e perplessità. Il legislatore, che attraverso la legge di bilancio ha confermato l'obbligo della fattura elettronica a partire dall'1 gennaio 2019, probabilmente ha un problema. Non ha mai emesso una fattura cartacea. Perché se probabilmente avesse emesso una fattura cartacea, avrebbe ben compreso, saprebbe quali potrebbero essere le difficoltà nell'emissione di una fattura elettronica. Cioè l'imprenditore, a partire dal 1 gennaio 2019, non deve solo occuparsi della gestione del personale, dei costi, dell'organizzazione aziendale, ma deve specializzarsi in un esperto informatico, poiché deve avere un computer a disposizione, una stampante, un sistema internet, un programma che tutto sommato facile da utilizzare non è. Per cui le difficoltà aumentano, le difficoltà degli imprenditori, dei professionisti, aumentano notevolmente soprattutto le nostre difficoltà. Perché? Perché naturalmente il primo contatto per la fattura elettronica di ciascun imprenditore professionista è con il proprio commercialista. Quindi è nostro ruolo formare nel nostro piccolo
i clienti, ma noi abbiamo un problema, siamo già sommersi da almeno 20 adempimenti annuali per ciascuna singola impresa, oltre ai pagamenti dei tributi periodici, oltre alle elaborazioni fiscali. Formare il cliente per noi è difficoltoso, dispendioso. A questo punto la domanda sorge spontanea. Quale soluzione? Io sicuramente sconsiglio l'utilizzo del software gratuito dell'Agenzia delle Entrate, poiché è complesso e davvero si impiega molto tempo per l'emissione di una singola fattura o per analizzare le fatture ricevute, perché poi stabiliremo quali problemi operativi per l'emissione e quali problemi per la ricezione. Consiglio, purtroppo, dico purtroppo, di affidarsi a un software gestionale che possa semplificare quindi la vita dell'imprenditore. Purtroppo perché? Perché lo stesso imprenditore si troverà o a investire maggior tempo con la fattura elettronica emessa attraverso il sistema dell'Agenzia delle Entrate o maggior costo attraverso l'utilizzo di un software gestionale specifico. Andiamo un po' a quella che dovrebbe essere la ratio della nuova normativa. Quali sono i vantaggi per il fisco e quali per il contribuente? Ecco, questa è una bellissima domanda, perché l'origine del male. La norma nasce per semplificare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. Chiunque si è immesso nella possibilità di creare una fattura elettronica si sarà reso conto che questa semplificazione nei fatti non c'è. Non c'è una semplificazione, ma addirittura c'è un aggravio degli adempimenti che il contribuente deve porre in essere, quindi un aumento della burocrazia. Teoricamente il sistema serve a ridurre l'evasione attraverso riducendo la possibilità che vi siano fatture non emesse o fatture emesse non contabilizzate o in alternativa fatture emesse ma contabilizzate per minori o maggiori importi a seconda dell'intento del potenziale evasore. Questi sono sostanzialmente i benefici che l'amministrazione finanziaria vorrebbe rilevare attraverso questo nuovo sistema. Benefici per il cittadino. Attualmente il contribuente avrà più costi o più tempo da dover dedicare alla fattura, quindi nell'immediato non ci sono assolutamente benefici. In prospettiva futura si pensa che attraverso una riduzione dell'evasione possa aumentare il gettito delle entrate pubbliche, che quindi a sua volta possa garantire ai cittadini dei migliori servizi da parte della pubblica amministrazione. In tema imprenditoriale, la provocazione che sto lanciando ai miei clienti, l'utilizzo di un gestionale per l'emissione e la ricezione della fattura elettronica, consente anche altre funzioni, quali l'analisi delle giacenze, dei crediti, dei debiti, dei costi aziendali per ogni singola unità. Potrebbe essere quindi questa un'occasione per analizzare meglio il proprio andamento aziendale. Ecco, dottor Simonetti, esisterà, c'è sicuramente un sistema di sanzioni. Stiamo vedendo anche fatture che vengono respinte, ma proprio dal punto di vista sanzionatorio cosa è previsto? Beh certo, il legislatore per ogni adempimento pone anche una sanzione, in questo caso sembrerebbe essere clemente, poiché come abbiamo avuto modo di approfondire dalla ultima legge di bilancio, le sanzioni sono state annullate per i primi 6 mesi o ridotte qualora comunque la fattura non emessa in formato elettronico confluisca nella liquidazione IVA dell'imprenditore. Il problema si pone comunque per l'imprenditore che dovesse contabilizzare quella fattura emessa in formato non elettronico fino al 30 giugno, perché in questo caso la contabilizzazione di una fattura non elettronica non consente la corrispettiva detrazione dell'IVA. Questo è un problema, per cui nei fatti è vero non ci sono sanzioni per i primi 6 mesi, ma non c'è possibilità di contabilizzare una fattura non elettronica, poiché l'imprenditore perderebbe quindi la detraibilità dell'IVA. Ci avviamo alla conclusione della questa nostra ricerca e scoperta della fatturazione elettronica. Parliamo dei soggetti obbligati e di quelli esclusi. Teoricamente sono obbligati tutti i titolari di partita IVA che all'interno del territorio italiano cedono beni o effettuano prestazioni di servizi. All'interno di questa
elenco generale il legislatore ha posto delle esclusioni. In particolar modo sono esclusi i soggetti che hanno aderito a regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi. O forfettario. Io sono uno di questi fortunati, grazie a Dio la fatturazione elettronica la sto vivendo così giornalisticamente, ma grazie a Dio non sulla mia pelle, per ora almeno. Questo è un punto a favore perché il nuovo regime forfettario ha alzato la soglia dei ricavi effettuabili all'interno del periodo solare dai precedenti 30.000 ai nuovi 65.000 e il Sole 24 Ore ha stimato un passaggio da regime ordinario a regime forfettario del 50% dei titolari di partita IVA come ditta individuale, per cui molti soggetti che si avvarranno del regime forfettario non avranno l'obbligo di emetterle, avranno comunque l'obbligo di ricevere. Quindi esclusi i regimi di minimi, soggetti forfettari, regime speciale per l'agricoltura, associazioni sportive dilettantistiche con regime forfettario, esclusi medici, farmacie e operatori sanitari che contestualmente però sono obbligati sempre all'invio dei documenti al sistema tessera sanitaria. Bene, e allora ringraziamo intanto il dottor Simonetti per la disponibilità. Noi cerchiamo di svolgere una informazione che è di servizio sociale, oserei dire, no? Perché è un tema che riguarda tutti. Vedremo, dottor Simonetti, nei prossimi mesi, un po' quando ci si dovrà gioco forza, no? Adeguare alle nuove realtà. Ci sono ovviamente sempre quelle resistenze iniziali, poi volenti o nolenti bisognerà, come dire, mettersi in cammino e poi magari il tempo, il decorso del tempo, il passare del tempo potrà creare, ma speriamo, ci auguriamo, una maggiore fluidità, no? Rispetto a questa nuova realtà. Noi tra qualche mese ci rivedremo proprio per vedere un po' l'andamento, come stanno andando le cose, perché poi così qualcuno anche ha chiesto disperatamente, cioè, ma potremmo bloccare almeno una sospensione di questa? No. È un incubo diventato realtà. La mia perplessità ultima, io spero che il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate regga il flusso di tutte le fatture italiane emesse e ricevute, che secondo una stima ammonterebbero a 38 milioni per mese. Spero, perché se il sistema di interscambio non dovesse reggere, questo sarebbe un vero crack per gli imprenditori che nei fatti non potrebbero emettere e incassare fatture, per noi consulenti che saremmo bloccati negli adempimenti fiscali nel rapporto di collaborazione con la stessa amministrazione finanziaria. Speriamo bene, ce lo auguriamo tutti. E il nostro augurio è la conclusione che magari si vogliono semplificare le cose e poi se le si finisce per complicarle, proprio rendendo dannata la vita degli imprenditori.